diceva, Babbo Natale Carabiniere esiste ormai da 14 anni e questo evento ogni anno, da 14 appunto, torna ad allegrare l'ospedale e i degenti dell'ospedale qui a Pescara. Tutti gli anni i carabinieri si tassano e ci aiutano ad acquistare i giochi e veniamo in questo ospedale sempre nei reparti pediatrici per portare un attimo di allegria, soprattutto tanti regali e tanta gioia. È un po' inusuale vedere un carabiniere con la divisa, perché in effetti la sua divisa porta i pantaloni neri con la striscia rossa e porta anche lo suo striscione tipico dei carabinieri. Ed è stata un'iniziativa molto bella. Negli ultimi anni, tra l'altro, i ragazzi si creano delle raccolte fondi per supportare i nostri progetti di Arricesta, quindi un ulteriore regalo di Natale che viene fatto nello specifico quest'anno per il progetto Arredi del Day Hospital Oncologico. Purtroppo un Day Hospital che dispone a tuttora di solo 10 postazioni per la chemioterapia, indistintamente per uomini e donne. Nel nostro progetto, convalidato dalla ASL e dal primario il dottor Garuffi, sono previste 20 poltrone, quindi il raddoppio di queste postazioni, ma suddistinte in due aule, in due stanze, una per gli uomini e una per le donne, quindi anche per dare un po' più di dignità nel momento del dolore e delle terapie. Da un po' di anni andiamo anche nel reparto adulti, siamo stati in neuropsichiatria, in psichiatria e siamo stati anche in oncologia e abbiamo visto che tutti gradiscono tantissimo il suono della zampogna e dei canti natalizi che il conservatorio di Pescara con gli studenti del corso di musicoterapia da anni offrono alla nostra associazione.